Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, in onda sugli 87 e 6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Le risorse del Fondo Sociale per la nuova programmazione superano i 200 milioni di euro. La Giunta regionale d'Abruzzo ha incrementato di circa 30 milioni le risorse destinate alle politiche di inclusione sociale, riequilibrando la programmazione del Fondo Sociale europeo e quella del Fondo europeo per lo sviluppo regionale. Lo hanno annunciato stamattina all'Aquila il vicepresidente Giovanni Lolli e gli assessori Pepe e Sclocco. La modifica ha portato ad una dotazione complessiva di 140 milioni, ai quali vanno aggiunti gli oltre 30 milioni destinati a Garanzia Giovani ed altri 38 che verranno gestiti direttamente dai ministeri centrali, ma saranno comunque indirizzati alla nostra regione. Autismo Abruzzo Onlus chiede a tutte le istituzioni massimo impegno per assicurare alla popolazione con autismo e alle relative famiglie adeguato accesso alle attività di riabilitazione, interventi di inclusione sociale, attività di inserimento al lavoro tutelato e un dopo di noi non più rinviabile. Chiediamo con forza alla Regione, afferma il rappresentante della Onlus, Dario Verzulli, l'applicazione della legge regionale che prevede l'apertura di almeno 8 centri e l'applicazione delle linee guida per l'autismo. Le premesse osserva appaiono buone, l'attenzione per i temi importanti cresce e le azioni iniziano a prendere forma. 432 milioni di euro arrivano dal Fondo Sociale Europeo, dal Fondo Europeo Agricolo, per lo sviluppo rurale. Il percorso per definire la nuova programmazione prosegue con una serie di incontri con partenariato, mondo agricolo e sindacale e a breve sarà presentata in Commissione Europea. Lo ha detto l'assessore all'agricoltura della Regione Abruzzo, Dino Pepe. Si tratta dello strumento che mette a disposizione delle imprese agricole una serie di misure a sostegno degli investimenti per orientare lo sviluppo rurale della regione secondo gli obiettivi delle politiche comunitarie. Ancora fiamme nello stabilimento di una fabbrica che cura lo smaltimento di pneumatici esausti nella zona di Sulmona. Un incendio molto più elevato di quello dell'altro giorno sta interessando circa metà dello stabilimento ed ha attaccato tonnellate di detriti di gomma. Si teme l'inquinamento ambientale, tanto che i sindaci di Sulmona e Pratola, in provincia di L'Aquila, hanno rinnovato l'appello ai cittadini a tenere chiuse le finestre delle case, invitandoli anche a girare utilizzando le mascherine protettive. Cantiere scuola per il restauro dell'apparato decorativo, in particolare della facciata settecentesca della chiesa di Santa Maria del Suffragio all'Aquila, detta delle Anime Sante. L'esperienza didattica si è svolta nell'ambito dell'accordo internazionale Italia-Francia per la condivisione del restauro. Gli allievi restauratori italiani e francesi hanno avuto la possibilità di conoscere anche le metodologie di messa in sicurezza delle superfici decorate, soprattutto in stucco. In giro per l'Italia per tagliare le bollette e fare educazione in campo energetico, il robot Biro, in grado di analizzare i consumi energetici delle famiglie e di dare consigli su come consumare meno energia, prosegue il suo tour La Scienza in Valigia, promosso dall'esperto in analisi delle reti Marco Santarelli. Partito lo scorso 2 luglio da San Benedetto del Tronto, il tour sarà a Tortoreto, in provincia di Teramo, il 7 agosto e a Roseto degli Abruzzi, sempre in provincia di Teramo, il 10 agosto.
La Giunta regionale d'Abruzzo, anche sulla base di una specifica richiesta da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha approvato un provvedimento che indica una scala di priorità per quanto riguarda le infrastrutture. Lo ha ricordato il consigliere regionale delegato per i trasporti, Camillo D'Alessandro, intervenuto ad Ortona nella sede della Capitaneria di Porto ad un incontro promosso dalla sezione trasporti di Confindustria e dal quale hanno preso parte, tra gli altri, il comandante della direzione marittima di Pescara, Pozzolano, e il direttore per l'Abruzzo ed il Molise di Trenitalia, Cesare Spedicato. La Regione proceda senza indugio alla ricapitalizzazione della saga per offrire certezze e prospettive credibili allo scalo d'Abruzzo. Lo chiede la CNA abruzzese che invita il Consiglio regionale a superare le divisioni in nome del futuro di un'infrastruttura strategica per lo sviluppo turistico del territorio e che, pur tra tante difficoltà, continua a mostrare una forte vitalità in controtendenza rispetto ad aeroporti di identiche dimensioni che stanno segnando una grave crisi dei loro volumi di traffico. I sindacati CGIL, CISL e UIL sono mobilitati contro il rischio di chiusura della sezione staccata di Pescara del Tribunale Amministrativo Regionale d'Abruzzo, che è risultata la più produttiva d'Italia con una percentuale del 64%. Oggi assemblea permanente di dipendenti, magistrati e avvocati. Il presidente degli Ordini degli Avvocati di Pescara, Donato Di Campli, ha ricordato che fino al 29 luglio gli avvocati si asterranno da tutte le udienze civili, penali, amministrative e tributarie per protesta. E arriva una precisazione da parte dell'assessore alla bilancio del comune di Pescara, Bruna San Massimo, sulla Tasi. Il comune dice sta lavorando affinché ci possa essere una situazione di pareggio nel bilancio di previsione 2014. Nessuna stangata, ma la necessità di ripianare una situazione di disavanzo certificata anche dai conti bancari dell'ente, che potrebbe costringere a rivedere le aliquote, ma non è detto che ciò avvenga. Stiamo cercando di razionalizzare, risparmiando su tutte le spese non obbligatorie, riducendole all'essenziale e comunque in modo che assicurino la gestione della città e i servizi necessari. Tutto pronto per la bici e in porto la passeggiata in bicicletta all'interno del Marina di Pescara da effettuare sulle 66 bici acquistate dalla provincia nell'ambito del progetto europeo IPA Adrimob. L'iniziativa pilota di bike sharing, cioè di condivisione della bici, si svolgerà presso il porto turistico Marina di Pescara giovedì a partire dalle 17:30. Il servizio di utilizzo delle bici è rivolto in particolare ai diportisti presenti nel Marina di Pescara e vuole diffondere ed incentivare l'uso della bicicletta per gli spostamenti nella città di Pescara e nel territorio limitrofo. Stamattina il sindaco di Pescara Alessandrini e la giunta comunale hanno partecipato a un incontro convocato dalla Camera di Commercio di Pescara. Si è trattato di un primo confronto con associazioni di categoria, parti sociali, ordini professionali, voluto dall'ente camerale per stabilire una tabella di marcia chiara e condivisa con la nuova amministrazione comunale e a cui hanno partecipato anche i consiglieri comunali di opposizione. La situazione economica, commerciale e sociale è allarmante e non ha mai toccato i livelli che ha toccato in questi giorni, ha detto il presidente della Camera di Commercio Becci presentando l'iniziativa. Dobbiamo, ha aggiunto, cercare di porre le basi di una sinergia costruttiva per la città. Sarà visitabile fino al 30 settembre la mostra di scultura contemporanea Il sapere della forma, arcaicità e contemporaneità, curata da Antonio Zimarino e Laura Cutilli e inaugurata sabato a Penne all'interno dell'ottava edizione di Jackson Wine. 16 scultori hanno partecipato al progetto allestito nel Museo Archeologico Leopardi e realizzato dalla Fondazione Penne Musei e Archivi in collaborazione con il Comune di Penne, grazie al contributo della Fondazione Pescara Abruzzo. L'ingresso sarà gratuito per tutta la durata della mostra, con orari dalle 10 alle 13 dal martedì al sabato e dalle 10 alle 13 dalle 15:30 alle 18:30 la prima e terza domenica del mese.
E siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono piogge schiarite nel tardo pomeriggio, nubi sparse con isolati temporali nelle prime ore della sera e cielo poco nuvoloso in tarda serata con temperature da 19 gradi e mezzo, 22 gradi e venti deboli. Domani si prevedono piogge schiarite al mattino e nelle ore centrali, nubi sparse nel primo pomeriggio e nubi sparse con qualche pioggia nel tardo pomeriggio ed in serata, con temperature da 21 a 26 gradi e mezzo. Il mare è previsto poco mosso stasera e da poco mosso a mosso domani. Ed era l'ultima notizia. Prima di chiudere però vi ricordiamo che oggi alle 18.30 a Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti nella chiesa di San Luigi Gonzaga a Pescara presiederà la liturgia eucaristica nella quale si farà memoria del Beato Luigi Novarese, fondatore le altre cose del Centro Volontari della Sofferenza. Ed è tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, da Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, in onda sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it, ma presente anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Grazie per essere stati con noi e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.